Adesso, momento, abbiamo un collegamento veramente straordinario, importante, un collegamento che ce ne abbiamo moltissimo, con l'uomo del giorno, la vera star di questi tempi, l'uomo che ha inventato un modo nuovo di comunicare. Crescono sempre di più le persone che si vestono come lui, parlano come lui, e pensate che i suoi critici più accaniti, pur non condividendo i suoi testi, eppure ne riconoscono l'audacia innovativa. Bene, noi possiamo collegarci direttamente con il suo camerino, dove ci svelerà il segreto del suo successo. Buonasera. Buonasera, cavaliere, buonasera. Grazie, siamo un attimo penetrati nella sua intimità. Io ti chiedo subito una domanda che tutti gli italiani si fanno con grande curiosità: ma com'è il trucco del Presidente del Consiglio? Un trucco difficile? No, guardi, è una cosa molto semplice. Basta un pochino di fondo arancione, un pochino di rimmel, un pochino di attack dietro le orecchie. Il gioco è fatto. Senta, mi metto, secondo lei mi tiro un po' fuori gli zigomi? Forse sì, dona, sì, dona. Non esageri. Senta, Presidente, pare che fuori ci sono centinaia di ragazzine che l'aspettano. Sì, lo so, si dispongono a dargli e mi mandano dei bacini. Mi piace moltissimo quando mi mandano i bacini. Certo, è una sensazione molto bella. Senta, ma detto tra noi, la storia del milione di posti di lavoro e la riduzione delle tasse non era vera? No. Ecco, no, cioè, senta, le televisioni poi alla fine le tiene? Sì. Ecco, e il garante, l'antitrust? Bah, senta, secondo lei se mi metto una ciglia finta è troppo? Non so, faccia vedere... No, sì, mi sembra un po' troppo. Senti, la storia invece del miracolo italiano? Ma sa, ci siamo andati incontro a una forte ripresa e dopodiché se gli italiani vogliono proprio questo miracolo, che si rimbocchino le maniche e se lo facciano. Sai cosa le dico? Non signori vogliono il miracolo? Preghi, si accomodano. Sì, senta, ma è vero che tutte le persone che la incontrano le chiedono di fare qualcosa di buono per loro? Sì, e oggi per non farmi trovare impreparato ho preparato loro questo. Che cos'è? È uno strudel, non so se basta per tutti, ma è buonissimo. Senta, è molto carino da parte sua. Senta, visto che lei è così buono, ha pensato di fare qualcosa per quella metà d'Italia che si sente un po' in crisi, esclusa, perché anche se si sforza moltissimo non riesce ad amarla. Ecco, lei che ha questo, dice, questo senso di solidarietà, farà qualcosa per loro? Sì, certamente. Beh, effettivamente dai nostri sondaggi risulta che una vasta fetta di pubblico proprio nei confronti della mia persona è ancora piuttosto ostile, piuttosto sbigottita. E come risulta dai tabulati, ci sono nella popolazione gli stessi sintomi che ci sarebbero se Mino Raetano avesse vinto il premio Nobel per la fisica. Di paragone, io lo trovo, no, è giusto, veramente, lei riesce proprio bene a calarsi nei panni altrui, complimenti. Naturalmente, ma come potrei non comprendere? Come potrei non comprendere l'emozione di Mino Raetano nel ricevere un riconoscimento così importante e come non comprendere lo sgomento, la grande emozione quando si troverà di fronte al primo acceleratore di particelle? No, scusi, cavaliere, un momento, perché lei ci confonde. Non l'ha preso il Nobel per la fisica, Raetano, ma lei perché poi deve sempre usare queste metafore, che poi rischia di confondere noi, ma si confonde anche lei. Per esempio lei si è presentato alle elezioni, capito? Non è sceso in campo, come dice lei. Lei addirittura ha detto che il Papa ogni volta che viaggia fa gol. Guardi che il Papa va in missione, mica gioca a calcio. E allora come mai si è rotto un femore, scusi? Vabbè. Ma è possibile che, non ho capito, sempre non riesce mai a dare delle risposte precise. Senta, siamo in un paese libero, se non le piace questa politica cambi canale, nessuno la obbliga a guardarla, si sintonizzi con la Svizzera, abbia pazienza. Senta, adesso che siamo un po' così in intimità, ma veramente lei non si è sentito mai un attimino così obbligato a dare queste famose garanzie che tutti chiedono? Ma io ritengo di aver detto tutte le garanzie necessarie, prima fra tutte quella di essere andato dal Presidente della Repubblica a fare addirittura niente poco di meno che giuretto. No, con tanto di giurino. Scusi. E noi dovremmo fidarci del suo giuretto? Ma senta, io ho 5 zie suore e le assicuro che non è facile guardarle negli occhi se non si è onorato a un giuretto. No, scusi, vuol dire quindi che è già successo? Sì.
Che succede? Tra 5 minuti in scena, ecco gli ultimi sondaggi. Sì, grazie. Mi aggiorno con i sondaggi e finisco di prepararmi. Allora, un italiano su 3 mi vorrebbe un pochino più riccio. 4 su 6 mi vorrebbero un po' più scuro. 5 su 9 mi vorrebbero un po' più chiaro. 4 su 8 vorrebbero che avessi una voce un po' più nasale. 5 su 6 mi vorrebbero un po' più basso. Sì. E 6 su 9 vorrebbero che avessi un leggero accento straniero. Facciamo una prova? Sì. Buonasera! Ok! Buonasera! Buonasera!